65-60 mila euro, ci sono stati andati in contributi per aspettative assistenziali eccetera per questo assessore. A seguito di questo inizia ad arrivare altra documentazione riguardante la provincia di Nuoro, guidata sempre dal centro-sinistro. Come? Come ti ho detto la documentazione? Dalla radio, quando ho iniziato in radio. Ti mandavo una Praticamente le altre erano dei termini della provincia di Nuoro, rimborsi spese e viaggio dei nostri consiglieri, presidente del consiglio provinciale, che sempre nome e cognome giustamente, Rocco Celentano, sindaco di Siniscola del Partito Socialista Italiano, che è stato presente, è stato titolato regionalmente sulla stampa, lo staccano nuorese, perché praticamente ha segnato la presenza anche il 15 di agosto, che era Ferragosto, che era in provincia, e tutte le quattro domeniche di agosto, prendendo 155 euro su spiccioli, però PC. Se già ci sono stati di questi piccoli errori, che cosa può esserci dietro? Allora si indaga e si è scoperto, cioè si è uscito contestualmente a questa informazione, tra virgolette, su questi rimborsi in spese inesatti, che era indagato, prima non si sapeva, per falso ideologico, per aver falsificato delle firme, delle liste per le provinciali del suo partito, e appunto adesso il 10 maggio, se non erro, è stato inviato a giudizio, quindi si dovrà sottoporre appunto al giudizio della magistratura. A ruota, dopo Celentano, è arrivato l'assessore Franco Corosu, che però ha detto di non aver chiesto lui stesso la rettifica di rimborsi, spese appunto che non gli dovevano essere rilasciati. A ruota, nel senso che tu hai continuato a... subito dopo appunto Rocco Celentano, è uscito il Franco Corosu, ex assessore all'ambiente e alla protezione civile, che poi con il nuovo ribasso di nuovamente assessore, erano circa 460-480 euro risparmiati anche questa volta. Comunque, si va avanti. Quello che penso, appunto, stavo cercando di dire prima, è che l'informazione deve essere la spina nel fianco della classe politica, ma non solo destra, cioè destra, attaccheremo ogni giorno per quello che fanno, giustamente, ma soprattutto a casa nostra, io credo che dovremmo cercare di essere vigili e stimolanti, tra virgolette, in un certo senso, perché di modo non quelli che sono di casa nostra, non giochiamo sul termine casa nostra, non facciano gli errori della parte opposta. Che tipo di scontro hai avuto attaccando, per il momento, comunque denunciando alcuni aspetti dell'amministrazione, di un'amministrazione di centro-sinistra, a parte quello che hai detto anche non era proprio il tuo mettere il bello, insomma, qual è stata la loro pressione nei confronti del direttore della Corale, insomma, come si sono comportati? Prima di tutto quei fatti che hanno miseramente fatto che si ragionano, però prima di quello cosa hanno detto? Ci sono stati attacchi, le azioni? Diciamo che prima, partendo dal periodo della richiesta del sindaco sugli appalti del Redentore al passaggio in radio, prima cioè, il direttore stesso durante la rassegna stampa della mattina aveva detto che avrei iniziato la rubrica il pomeriggio alle 2:30, è arrivata subito la telefonata dall'ufficio stampa del sindaco, che il sindaco voleva essere presente per rispondere a cosa, non era neanche stato detto di che cosa si trattava la trasmissione, non poteva andare lì a rispondere su ogni determinato delitto, che ne passano centinaia ogni mese, sarebbe anche diciamo controproducente per la sua azione istituzionale e politica. Dall'altra parte, sul profilo mi sembra che stiano adottando il numero calde dall'altra parte la cittadinanza, appunto, centinaia di richieste di amicizia, perché poi diventi un po' il confessore, fra virgolette, di tutta la cittadinanza. Se prima stavo in chat online, adesso non ci sto più in chat online, perché è diventato impossibile.
Proprio no. Come è diventato proprio no? Hai la tendenza a pubblicare a qualunque oppure per una certa, cioè verifichi che cosa è l'ultimo? Mi tocca, cioè per forza. Si rischia appunto di diffamare, di cioè comunque querele. In un caso avevo sbagliato, che era cioè, stata giustamente minacciata da parte della persona offesa la querela, poi abbiamo chiarito con le scuse della notifica pubblica sul mio profilo Facebook. Dal giorno più ci vado piano, calmo soprattutto. No, volevo sapere dai ragazzi che tipo di impressione hanno ricevuto da una denuncia che parte dalla rete e però prende corpo e si sviluppa quando arriva su un mezzo di comunicazione tradizionale come può essere il quotidiano, come può essere che rilancia e poi una radio che subito va a catturare il fenomeno e comincia a costituirsi. Cioè, resta secondo me la domanda che io mi sono posto all'inizio. Francesco, come dice, la Facebook è fonte di cazzeggio estremo e ha ragione. No, è anche lì per condividere qualche tempo. Quando è che il mezzo perde efficacia? Cioè, secondo voi la comunicazione sul web a un certo punto si ferma e deve arrivare in strada, deve arrivare alla gente attraverso un metodo di condivisione più, come dire, meno virtuale, più concreto, oppure secondo voi rimane un mezzo efficace in quanto tale? Questo è quello che mi domando, che vorrei sapere se voi ci avete pensato, se avete una risposta. Ma io parlo per il primo. Sono un polista da 2 anni. È successo una notte di cazzetto su Facebook. Contatto con l'onorevole Roberto Cappelli di Appi, di Moro, e mi pubblica una decisione in termini di consiglio regionale dove appunto Cappelli aveva chiesto l'abolizione del vitalizio dei consiglieri regionali e il Partito Democratico, insieme alle altre forze politiche, l'ha votato contro. E mi scrisse: guarda i tuoi compagni cosa fanno, punti e puntini, il testo ufficiale. Cioè, c'ha ragione. Quindi andai la bacchetta di Mario Bruno, che allora era il capogruppo del PD, e disse: beh, spiegami questa cazzata. E mi rispose appunto che lui era impegnato nel fare una mozione, aveva delegato un altro collega della dichiarazione di voto, quindi lui non se ne era occupato. Abbiamo andato a finire a stenere e mi si è astenuto. Il fatto è che pubblico una nota nel giro di mezz'ora, e vi parlo dell'una del giorno di notte, questa nota ha circolato in tutta Facebook, tanto che domani mattina che mi chiama il consigliere regionale della mia provincia e mi dice: è spaccato il colpo. Il giorno inizia la spaccatura del gruppo regionale, perché Mario Bruno dichiarò che sarebbe occupato in prima persona con tutto il gruppo nella stesura di una proposta di legge appunto per l'abolizione del vitalizio, e invece un gruppetto amici dei personaggi cittadini graziano scrissero la proposta di legge per il conto d'oro durante l'ora di pranzo, quindi quelli chiamano: c'è la proposta di legge per la polizia del vitalizio da firmare. La cosa simpatica è stata che quando è stata proposta da Cappelli fatta era incostituzionale, quindi non si poteva aprire il vitalizio. Successivamente poi la proposta era del Partito Democratico, quindi era costituzionale. E niente, questa era. Diciamo, comunque lì ho capito quanto Facebook potesse incidere anche nel lavoro istituzionale, perché comunque stiamo parlando di un livello alto dell'istituzione come il Consiglio regionale. Non pensavo comunque, infatti poi adesso stiamo subendo tutte le conseguenze della spaccatura del gruppo PD, però
però ripeto, le potenzialità dei social network sono ancora troppo sottovalutate. Troppo sottovalutate. Una nota, ripeto, è successo quello che è successo. Un'altra? Vorrei sentire anche Matteo cosa ne pensi di questo punto, perché il tuo, insomma, la tua campagna elettorale è stata gestita non solo su social network, ma un ruolo importante sia sul blog dei social network, anche adesso le attività del tuo, cioè oggi un articolo su Unione Sarda su alcuni dei temi che stiamo trattando che hanno citato nel tuo blog. Perché so, quando ho fatto quella domanda, poi è stato che la cosa che più mi ha stupito di questi ultimi tempi, è il fatto di vedere sull'Unione Sarda, che quindi è la voce più autorevole, sembrerebbe, o comunque più ascoltata, più diffusa qua a Cagliari, riferimenti e dichiarazioni che vengono dai diversi blog. Il mio, discussioni che ci sono state tra me e altri in rete, è una cosa che non avevo mai visto prima, cioè il fatto che la carta stampata stia recependo anche informazioni che passano attraverso la rete. Posso vederla dal punto di vista appunto del giornalista? Sì. Secondo me è un rischio molto scivoloso per i giornalisti questo, perché secondo me c'è una pigrizia di fondo che ti porta a non fare tre telefonate tanto per vedere il blog, cioè in virgoletta appunto. È però molto insidioso quando appunto la pigrizia prende il sopravvento e lo verifichi. C'è stata un tantam abbastanza surreale la scorsa settimana da parte di un partito indipendentista che ha fatto circolare una notizia falsa e qualcuno c'è cascato con tutte le scarpe, perché non ha fatto una telefonata, bastava una telefonata a chiunque, a un consigliere comunale, all'ufficio stampa del sindaco, all'usciere del comune, cioè con una figura vagamente dentro il palazzo che dicesse è una falsata, cioè, esatto, esattamente. Per cui secondo me c'è anche un altro punto di vista rispetto a quello che dicevi tu, però la cosa che mi fa sorridere adesso, ultimamente, mi arrivano sempre più voci dai consiglieri più anziani, con più esperienza, che mi consiglia, per quello che faccio io, semplicemente informare su che cosa facciamo, faccio la diretta a Twitter, un po' dei punti da voi che consiglio, poi sulle questioni di cui mi occupo. Open Cagliari, sì. Tra l'altro vi invito tutti, se volete contribuire, le dirette del consiglio sono anche in streaming, quindi non c'è bisogno che veniate in consiglio comunale, però è anche una bella esperienza venire a seguire qualche sito del consiglio, che sono pubbliche, sono aperte a tutti. Comunque quello che mi stanno dicendo è di fare un po' di attenzione con il blog, tutte le cose che sto pubblicando sempre, che non c'è bisogno, che certe questioni si risolvono in casa. A me le dicono, non sono d'accordo, vado avanti. Comunque quello che c'è su Santeria, una fesseria, per volte un ordine del giorno, ma effettivamente ha pochi effetti concreti, è giusto un indirizzo che dai alla giunta, che però non ha degli effetti concreti, non ha degli effetti, non è accorgente quello che vuole. Però anche in questi casi la maggioranza ha deciso di votare l'ordine del giorno, che secondo me adeguata una mafia che conosco, quindi progettare su una storia di Santeria, cosa farne. Vabbè, tu consiglio degli altri consiglieri, ma se non sei d'accordo, dato che non abbiamo parlato in gruppo, è stata una cosa presentata in aula così velocemente, quindi non abbiamo parlato in gruppo, effettivamente hai ragione, non voto, meglio se non voti, piuttosto che votare contro, fare una dichiarazione in aula, che è brutto, che io condivido questa cosa, no? sì, va bene. Quindi sono uscito dall'aula, non ho votato. Vabbè, il giorno dopo, o la sera, non mi ricordo, comunque ho scritto su internet perché non avevo votato, cioè non ho votato su questo, per questo motivo, circostanziando e spiegando tutto. Cioè, è successo il fine mondo anche su quello, ma non il giorno dopo che ho scritto quello. Tre giorni dopo, quando l'Unione Sarda ha ripreso quella notizia, ha fatto uscire sul giornale, quindi tutti si sono un po' preoccupati. E poi penso invece che
per noi politici sia importante continuare così. La trasparenza è il fatto di spiegare le motivazioni per cui fai le cose e farlo continuamente. E il blog è uno strumento utile per questo, semplice, agevole. Quindi? Quindi presentalo. Presentalo. Ah, e quindi? No, quindi abbiamo pensato che anche per questo laboratorio di fornire uno strumento agevole, di creare un blog che potesse essere utilizzato da tutti, che sia patrimonio un po' di tutti gli iscritti, partecipanti, relatori, di questa comunità laboratorio che si è creata, sia un patrimonio di tutti. Abbiamo messo su un'infrastruttura, cioè l'avete già visto, vi avevo mandato i link, e finora lo stiamo curando noi. Ma adesso lo faccio vedere, qui vediamo anche come è strutturato, perché quello che vi vorremmo chiedere è un contributo attivo anche nell'animazione del blog e nei contributi da inserire. Poi Alberto vi spiegherà meglio, magari vi manderemo anche una scheda sui diversi livelli di interazione, di contributo che si possono dare all'interno di una struttura del genere, perché è importante che ci siamo in tanti, ci diamo un minimo di regole anche per utilizzarlo al meglio. Però la cosa che sarebbe importante, sarebbe bella, secondo noi che stiamo organizzando, è che ognuno di voi lo senta un po' proprio, e senta quello il luogo in cui può esprimere riflessioni nate dal confronto, dal dibattito che stiamo vivendo, che stiamo praticando queste. E mettere comunque anche in pratica quello di cui abbiamo parlato un po' oggi, perché comunque abbiamo avuto un addetto stampa, un esperto di comunicazione, un ragazzo che ha fatto denuncia, quindi il blog può servire anche per questo, per fare...